È un protocollo di sicurezza che il gruppo imprenditrici nazionale ha voluto per garantire e dare supporto alle donne in questo momento anche molto più difficile e straordinario che è il Covid. Vera è questa donna che rappresenta ognuno, qualsiasi donna del mondo che si trova in difficoltà, e quindi è trovare supporto, strumenti che possano aiutare le donne che subiscono violenza sia nei luoghi di lavoro che quelle domestiche. Uno dei principali punti del progetto è quello di educare e sensibilizzare sia già dalle scuole e le persone che le cose si possono ottenere anche con gentilezza e approvazione, non con violenza. Se riusciamo attraverso questo protocollo su istruzione della Polizia di Stato ad istruire, ad informare, a sensibilizzare titolari e operatori dei pubblici esercizi, sicuramente riusciamo a fare un lavoro di sintesi e di collaborazione in modo tale che qualsiasi evidenza, perché le forme di violenza di genere non sono solamente quelle fisiche, ma ce ne sono molte invisibili, come appunto quelle psicologiche, lavorare tutti insieme per poter in qualche modo evidenziare anomalie e quindi magari arrivare prima che sia troppo tardi. Quali interventi pratici verranno fatti appunto? Allora, questa qui è una fase prodromica, quindi di presentazione del progetto. Oggi è la 16ª tappa in Italia. Arrivati alla 20ª città partirà la parte, diciamo, concreta, fornendo una sorta di cassetta degli attrezzi con dei materiali formativi e informativi, sia a livello digitale, che grazie al digitale riusciamo a, come dire, uniformare la formazione su tutte le varie città. Nel frattempo la parte di presentazione continuerà, perché non ci fermiamo a 20 città, siamo ambiziosi e vogliamo attivare tutto il territorio e sensibilizzarlo, e poi ci saranno degli incontri fisici dove le forze di polizia entreranno nei pubblici esercizi per spiegare, analizzare, e in più i pubblici esercizi che verranno formati e che saranno dotati, diciamo, della cassetta di attrezzi avranno una sorta di stickers identificativo sulle vetrine, quindi su quello che è il fronte strada, a disposizione di anche persone che magari sono in strada leggendo e sapendo che quel posto è un posto sensibile, sa come gestire eventualmente la cosa, ad entrare, perché un'accoglienza sicuramente la danno, e la danno anche formata.